Bello. Allora, com'è andata la riunione? State, vi prego, perché non parliamo, grazie. Solo una domanda. Ci sono i turisti, grazie. Solo una domanda. No, scusa, che si faccia insieme? Sindaco, solo una domanda. Se dopo questa riunione scioglie la riserva. Ma le ho già detto che adesso che non c'è niente da dire e che se ci lasciate andare per noi è meglio, grazie. Non scioglie la riserva su una possibile candidatura. Grazie mille, ci sono dei turisti. Signori, per cortesia, ci sono fatti. Sì, no, siate. Hai detto che non parlo. Avete deciso in questa direzione nazionale? No, l'abbiamo aggiornata. Aggiornata settimana prossima. Quindi data del congresso da ancora da trovare, da definire. C'è stata una proposta del segretario Tifani di farla entro l'anno, nei tempi previsti, addirittura lavorando per provare a farla entro il 30 di novembre. E comunque diciamo che ovviamente questa parte riguarderà le modifiche che verranno apportate allo statuto ai primi di settembre nell'assemblea. Quindi. Chi voterà per il segretario? Ma se si fa la separazione tra candidato premier e segretario, nel senso che le due figure non coincideranno, è evidente che le due platee non potranno essere identiche, ma non c'è stato da questo punto di vista nessun segno di chiusura da parte del segretario della proposta. Voteranno gli iscritti e chi aderirà al Partito Democratico. E questa separazione, diciamo, delle carriere tra premier, candidato premier e segretario ci sarà? Beh, l'abbiamo già fatta di fatto con le primarie del 2000. Queste, diciamo, dell'anno scorso, e ci dovrà essere per un motivo molto semplice, che il premier ce l'abbiamo. Adesso abbiamo finalmente una data, c'è un impegno da parte del segretario a svolgere il congresso entro novembre del 2013, sulle regole non c'è accordo, c'è un'opinione di riservare il congresso ai soli iscritti, che è un'opinione che io contesto duramente, perché daremmo in questo modo un messaggio devastante al Paese proprio nel momento in cui il partito ha bisogno di parlare ai cittadini, non soltanto agli iscritti e ai militanti. Ci serve un segretario che faccia il segretario, se dobbiamo adesso occuparci adesso delle primarie per un candidato premier. Questa è una discussione che è in corso e credo che verrà sciolta, diciamo, con buon senso.